Innanzitutto ringrazio le associazioni, tutte le persone che sono presenti, in particolar modo non me ne vogliano gli altri, ma le amiche e gli amici delle associazioni che qua rappresentano una serie di disabilità, di disabilità di diverso tipo e che hanno bisogno di un'attenzione diversa, una sensibilità diversa, perché ogni aspetto nel fisico, nel corpo, nelle possibilità date o nei limiti dati nei movimenti, nello spostamento, nell'autonomia, nel poter percorrere liberamente la città è diverso a seconda del tipo e della caratteristica del disagio fisico che ognuno vive. Ed è un aspetto sottovalutato nel nostro paese, scontato in altre realtà, dato per scontato in altre realtà, e che è né più né meno la rappresentazione quotidiana di quanto il pubblico, le istituzioni, privino di possibilità di vita, di libertà, cittadine e cittadini delle nostre città, dei nostri paesi e dell'intero Stato, della nostra Repubblica. Di fatto è come se la politica, le istituzioni, gli uffici tecnici dei comuni, i progettisti laddove intervengono privati, tutti coloro che dovrebbero immaginare le città a misura di donna e di uomo e di bambino, immagino invece la città per le auto, per i pali, per gli ostacoli, per creare difficoltà nei movimenti e di fatto sequestrare le persone, privare di momenti di libertà, di vita, di possibilità di godere degli spazi pubblici che sono di proprietà di tutti, persino di coloro che non sono cittadini, cagliaritani, perché spazi, le piazze, luoghi sono proprietà persino di turisti, dei cittadini del mondo, tanto che alcuni vengono persino definiti patrimonio dell'umanità. Allora in questa direzione io ringrazio la Commissione per la sensibilità espressa in diverse occasioni anche da parte di tanti consiglieri comunali, in primis il Presidente della Commissione Maurizio Cresa, l'assessore che ha colto questi aspetti, ha immaginato un progetto per quanto piccolo, non potendo ripensare la città nella sua interezza, però è una dimostrazione d'attenzione, e questo volevamo dare, e continuare nel non commettere gli errori nel progettare la città del futuro, comunque nei progetti che verranno, nell'idea di ogni marciapiede che deve essere creato perché le persone possano percorrere quel marciapiede, non perché la norma dice che quel metro e mezzo deve essere è imposto dalla norma, e quindi va creato perché è imposto dalla norma e non perché è indispensabile perché la città possa essere frequentata e vissuta. Io ringrazio appunto tutti voi perché ricordo un progetto che venne fatto, io spero che possa essere fatto insieme alle scuole di Cagliari, un progetto di coinvolgimento dei ragazzi che venivano bendati a Milano, venivano bendati e venivano portati in giro in città perché si accorgessero, si rendessero conto di quale difficoltà nel fare un passo dopo l'altro, persone che in quel momento erano private della vista, ma che comunque potevano deambulare, camminare liberamente con totale sicurezza nel fisico, e lì nasce in quel momento una sensibilità per cose inimmaginabili. All'ANCI, all'Assemblea dell'Associazione Nazionale dei Comuni, è stato creato il bar al buio. A Milano mi pare ci sia un ristorante al buio, un luogo dove le persone, tutti coloro che hanno la possibilità di vedere, di frequentare un luogo, entrano in questo ristorante al buio e hanno per l'assenza totale di illuminazione la possibilità
certo non di vivere nella sua interezza, ma di immaginare che cosa, quale possa essere la difficoltà quotidiana di colui che è privato di una possibilità che è data invece a tanti altri cittadini. È un modo per formare. Noi abbiamo coinvolto, l'assessore non l'ha detto perché ha qualche remola nell'erogiare se stessa e la macchina che governa, abbiamo portato i tecnici del comune insieme alle persone, esatto. a coloro che vivono questi problemi quotidianamente, perché fosse, e lo vedrete nelle immagini probabilmente, cioè perché i tecnici del comune, cioè coloro che poi, quando noi non ci saremo più, sia garantita quella sensibilità e non si esaurisca con una esperienza amministrativa, venga permeata l'amministrazione, i tecnici, gli uffici, i funzionari, di un'attenzione perché la città possa essere frequentata, possa essere vissuta da tutte le cittadine e i cittadini e non solo da una parte di questi. Io l'ho fatta lunga su questo tema e mi sono dilungato perché io credo che questo sia, come dire, sia il modo perché tutti possano godere meglio della città. La conferenza stampa di oggi riguarda, diciamo, l'illustrazione, la presenza, cioè di un'iniziativa che vorrei subito precisare sta all'interno dell'attività annuale che noi facciamo di manutenzione delle strade marciapiedi e che nasce anche a seguito delle indicazioni molto precise che ci sono state date dalla Commissione Lavori Pubblici. In quanto la Commissione Lavori Pubblici ha avuto modo in più occasioni di sollecitarci e invitarci a una programmazione differente sull'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che noi facciamo su strade e marciapiedi, e l'invito era rivolto specificatamente all'esigenza di condurre insieme agli interventi di manutenzione d'urgenza attività anche di tipo programmato, nel senso che noi oggi facciamo tutta una serie di attività e di interventi sulle manutenzioni che appaiono in qualche modo disorganiche e frutto non di un'attenta programmazione, diciamo, nel tempo. Allora noi, raccogliendo questo invito, abbiamo pensato e fra 10 massimo 15 giorni presenteremo alla Commissione Lavori Pubblici una nostra proposta di attività programmata che poi insieme a loro vorremmo condividere. Questo piccolo pezzo è frutto di questa logica di attività programmata. Aggiungo però anche che l'occasione e lo spunto, diciamo, per lavorare e predisporre questo progetto è nato, e questo è un altro aspetto direi di grande importanza, è nato all'interno di un'iniziativa pubblica che è stata condotta, che è stata fatta più di un anno fa da parte del collettivo Attivo, che è qui presente e che ringrazio, nel senso che in quell'occasione abbiamo avuto modo di confrontarci sui problemi delle barriere architettoniche, preciso subito, in senso universale, nel senso che noi non parliamo dell'abbattimento, cioè un concetto, diciamo, abbastanza antiquato che dobbiamo superare, abbattimento di barriere architettonica che riguardano, apriamo e chiudiamo virgolette, i cosiddetti disabili. Credo che in questo ci sia una forte condivisione. Ringrazio molto l'assessore alle politiche sociali Susanna Orru, che è venuta e che ha condiviso tutta la partenza e l'avvio di questo progetto. Allora, noi parliamo di abbattimento di barriere architettoniche in senso lato, nel senso che l'esigenza di avere una città a misura di cittadino riguarda chi usa la carrozzella, chi usa il carrozzino perché è una mamma che ha un bambino, e riguarda me, per esempio, che ho problemi ad un piede, nel senso che abbiamo tutti l'esigenza, voi lo sapete, di percorrere la città in modo sicuro e tranquillo, cosa che sappiamo ugualmente tutti, fino ad oggi non avviene. Allora, all'interno di questo recinto, diciamo, da un lato le indicazioni della Commissione, dall'altro gli stimoli che sono arrivati dai cittadini, abbiamo dato disponibilità come amministrazione a condividere e a costruire un progetto che ovviamente doveva essere un progetto di portata limitata per una questione di soldi, anche perché si trattava di condividere una nuova modalità operativa. Abbiamo quindi, insieme alla consulta che era presente alla iniziativa, abbiamo preso contatti, abbiamo detto perché no, proviamo a sperimentare, proviamo a vedere se riusciamo a ritagliarci un pezzo di città nel quale provare ad inventare, fra virgolette, perché vorrei dire anche un'altra cosa in premessa, noi siamo qui a dare importanza a una cosa che dovrebbe essere norma per noi, cioè fino a quando noi continueremo a parlare e a fare iniziative pubbliche su questo argomento vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché noi non dovremo avere questo problema, e invece questo problema c'è.
è molto sentito. Allora, abbiamo con la Consulta lavorato, costituito un gruppo di lavoro costituito dai nostri tecnici e da componenti che la Consulta ha individuato, perché si trattava di andare in giro per la città, e così è successo. Voi vedrete dalle immagini, dalla mappa che vi faremo vedere, la scelta è caduta sulla zona di Villanova San Benedetto per un motivo preciso, perché era una zona che tipologicamente si prestava, nel senso che ci sono molti edifici pubblici privi di barriere architettonici, ci sono parchi, ci sono piazze e quindi si prestava abbastanza bene a fare questa sperimentazione. Allora, i gruppi hanno percorso la città, i nostri tecnici e i gruppi individuati dalla Consulta hanno percorso, mappato, schedato tutte le barriere, tutto il lavoro fatto è stato restituito in una mappa. All'interno della mappa abbiamo zonizzato, diciamo, fatto una zonizzazione per aree, e all'interno di queste aree abbiamo individuato tutte le tipologie di barriere, che vorrei dire, la maggior parte di barriere sono cose banali. Credo che questa iniziativa sia importantissima all'interno del doveroso progetto di manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Quindi riconosciamo il diritto dei cittadini globalmente a fruire della città con il minor numero possibile di intoppi, di ostacoli, e ovviamente è importantissimo che tutti i cittadini abbiano questa possibilità. Fra le cose che sono state dette finora, secondo me è importantissimo il concetto che è stato espresso di necessità di diffondere queste idee all'interno delle scuole elementari. Credo che ci sia proprio un problema culturale riguardo a questi problemi. Io non sono più giovanissimo, io ho conosciuto l'epoca in cui nei confronti dei portatori di handicap si aveva un atteggiamento proprio culturale totalmente differente da quello attuale. Le persone più anziane qua ricorderanno che un tempo alcune persone portatrici di handicap venivano fatti oggetto di scherno, basta pensare questo e vedere quanto si sia modificata proprio culturalmente questa idea, però credo che sia ancora troppo poco. Sicuramente la nostra città, nella sua globalità, dà la misura di uno scarso amore dei cittadini nei confronti della città. È una città che sembra abitata, scusate il termine, ma da dei maleducati, che pensano che la loro casa finisca con il portoncino della loro abitazione e la strada sia un territorio di nessuno, nei confronti del quale non avere nessunissimo rispetto. Quindi credo che sia proprio importante tornare all'insegnamento dell'educazione civica, insegnare ai bambini, perché sono concetti che hanno necessità di sedimentare, di impregnare profondamente l'animo delle persone. Quindi un maggior rispetto innanzitutto della città e quindi di tutti i suoi cittadini nella totalità. E questo anche per sfumare sempre di più il concetto di abbattimento di barriera architettonica, cioè la barriera architettonica di per sé non deve esistere perché noi, bravi e sensibili, la abbattiamo. La barriera architettonica non deve esistere perché chi pensa alla città la deve pensare appunto come fruibile da tutti quanti, perché tutti noi corriamo il rischio di fare i conti con le barriere architettoniche, sia per invalidità temporanee legate a appunto a problemi dai quali poi si guarisce, sia perché l'aumento dell'età media della popolazione comporta un aumento enorme di persone con difficoltà nella deambulazione, quindi una maggiore esposizione a questi rischi. Quindi credo che di tutto questo, appunto, la cosa, quello che io vedo come il concetto più importante, sia la diffusione nelle scuole, nei bambini, di questi concetti,
in modo tale che appunto le barriere architettoniche non trovino più spazio nella testa di chi andrà a progettare in futuro la città. La grande novità di questo progetto è un'amministrazione partecipata, è una progettazione partecipata nella quale vengono coinvolte anche le associazioni o comunque i cittadini che vivono la città quotidianamente e che quotidianamente si scontrano con gli ostacoli che sono disseminati. La programmazione partecipata è fondamentale per evitare gli sprechi, come diceva il sindaco, perché evita poi di ritornarci su quando degli interventi vengono fatti magari a norma di legge ma non sono perfettamente fruibili da tutti. E quindi una metodologia questa, quella di coinvolgere tutti gli organi che l'amministrazione si è data, perché la consulta, ripeto, è un organo dell'amministrazione, nel momento della progettazione e poi nel momento dell'attuazione dei cantieri e eventualmente anche al momento della verifica. È un progetto pilota, si è detto, perché la speranza è quella di esportarlo poi negli anni a venire negli altri quartieri per rendere Cagliari una città nella sua interezza accessibile, e per accessibilità vogliamo intendere l'accessibilità universale, quindi non solo delle persone disabili motori che stanno in carrozzina, però anche dei disabili sensoriali, come pure dei disabili temporanei, cioè se una persona si rompe la gamba per qualsiasi motivo, sta sulle stampelle o per altri motivi, o le donne in gravidanza, o gli anziani, o i genitori con i passeggini. Diventa una città che è fruibile da tutti e quindi un valore aggiunto non solamente per una parte di cittadinanza tra virgolette residuale, ma diventa un valore aggiunto per tutta la città e diventa una città ospitale anche per chi, come giustamente diceva il sindaco, anche per chi la visita. Diventa un biglietto da visita non lo so come dire, ma veramente importante. Dopodiché questa nostra esperienza si concretizzerà anche in una specie di best practice, un manuale della buona progettazione, che poi rimarrà per gli interventi successivi e rimarrà anche a disposizione di coloro delle altre amministrazioni, degli altri enti che gestiscono gli spazi pubblici. Io penso alle Poste, penso ad Abbanoa, che è responsabile dei chiusini, dei tombini, diciamo, all'Enel con le cassette e i pali, perché possa tenere conto di quelle che sono le difficoltà negli spostamenti che vengono realizzate, cioè che si concretizzano nell'installazione di queste cose. Dopodiché, e chiudo, una volta abbattute le barriere architettoniche, materiali, bisognerà pensare ad abbattere le barriere mentali. È inutile sistemare tutti gli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali se poi le macchine ci si parcheggiano sopra. È inutile mettere le mappe tattili all'ingresso dei parchi se poi queste vengono vandalizzate.